Cari amici telespettatori di Legnano Web TV e Politics Hub, benvenuti a La Politica al Servizio del Cittadino. Quest'oggi abbiamo con noi Gian Antonio Girelli, consigliere di Regione Lombardia. Un caro saluto a tutti voi. Partiamo con la sua esperienza politica. Lei è stato per lungo tempo sindaco, presidente della Comunità Montana e consigliere provinciale. Secondo lei quanto è importante il rapporto con i territori in un territorio come la Lombardia che si proietta verso i mercati mondiali? La Lombardia ha una caratteristica, è fatto di grandi realtà importanti a livello nazionale, anzi le più importanti come Milano, ma anche di tante periferie, fatto di piccoli centri, da zone spesso anche montane, che però hanno la caratteristica di aver sviluppato una grande capacità imprenditoriale, dove innovazione, capacità di stare sul mercato, avere rapporti internazionali sono la caratteristica che hanno permesso anche una crescita di una certa importanza. Ecco che allora saper guardare la Lombardia come tutta questa complessità è di fondamentale importanza. Si rischia di fare scelte sbagliate se non si tiene conto che soprattutto questa piccola e media impresa che noi dobbiamo guardare. Da questo punto di vista l'esperienza di amministratore locale è di fondamentale importanza nel ruolo di consigliere regionale, perché troppo spesso a Milano in consiglio regionale non si ha la percezione di questa realtà che è molto più complicata di quanto può sembrare. In questi mesi la sanità è stata al centro del dibattito politico. Lei che si occupa in Consiglio regionale della sanità, secondo lei quale lezione il Covid ha insegnato e quale eredità ha dato dal futuro? Ma è chiaro che il Covid è stato, ahimè, un acceleratore di alcuni processi che ha messo in evidenza la debolezza del nostro sistema, perché forse per troppo tempo ci siamo illusi che avere i migliori ospedali d'Italia potesse metterci al riparo di qualsiasi evenienza. Di fatto il Covid ci ha insegnato che non basta avere una massima qualità nelle fasi più acute di alcune malattie se manca quella che è la rete territoriale sanitaria, una medicina vicino al cittadino in caso di bisogno, ma soprattutto anche una forza sinergica tra tutti gli operatori in campo. Ecco che allora io penso che guardare il futuro significa guardare alla sanità come una complessità diversa, pensando di costruire il benessere della persona, laddove la prevenzione diventa un fatto fondamentale, e prevenzione significa stili di vita, significa educazione, significa salubrità dell'ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro. E prevenzione significa avere politiche urbanistiche di mobilità diverse, tese appunto a salvaguardare le persone, ma significa anche avere una rete di medicina territoriale capace di intercettare, verificare e verificarsi di fatti anomali. Pensiamo al dato del Covid, laddove per troppo tempo nessuno ha registrato il numero di polmoniti anomali che purtroppo già da tempo si erano presenti. Significa avere centri vicino ai cittadini, non solo grandi ospedali. Ecco che allora io penso ci sia proprio bisogno di un salto e cambio culturale di approccio al sistema, che implica ovviamente volontà politiche, ma anche investimenti diversi rispetto al passato. Tra le sue attività lei è anche componente della Commissione Speciale Antimafia. A suo avviso, com'è cambiata la percezione dei cittadini lombardi riguardo al problema mafioso? Nella passata consigliatura ho avuto l'avventura di presiedere la prima esperienza di commissione antimafia regionale. In questa sono, come lei ricordava, membro della commissione. Ma indubbiamente, nella Lombardia degli ultimi anni si è passato dalla negazione del fenomeno presente in modo radicato sul territorio a una presa di coscienza. Purtroppo è mancata la capacità negli anni passati di avere coscienza di questo, sì che episodi ve ne erano stati anche di particolare significato e di importanza sul livello nazionale. Basterebbe citare Giorgio Ambrosoli per comprendere cosa abbia significato la mafia in quel di Lombardia. Ecco, detto questo, c'è un crescere di consapevolezza, anche l'aumento di amministratori locali, di varie realtà associative che hanno cominciato a voler affrontare seriamente il problema. Quello che però io penso manchi ancora un'adeguata preparazione e cultura del fenomeno, perché spesso quando si parla di mafia si parla per luoghi comuni, si rischia di fare una descrizione, si pensi comunque sempre ad un fenomeno che poco abbia a che fare con la società lombarda, sia più di altre realtà che in Lombardia tutt'al più operano. In realtà sempre più c'è da registrare questa unione tra modelli mafiosi classici, che non hanno certo smesso di esistere, ma anche interessi economici anche molto molto locali. Rompere questo legame è di fondamentale importanza,
perché uno dei temi per chi fa attività criminale è trovare il modo di reinvestire, ripulire i soldi che con le attività classiche, pensiamo al mondo della droga e i profitti che continua a garantire, hanno bisogno appunto di poter fare. Ecco che allora investire sulla cultura non significa solo parlare ai ragazzi, anzi molte volte nelle scuole trovo i ragazzi molto più preparati di chi parla rispetto al fenomeno. Significa parlare col mondo delle professioni, col mondo degli imprenditori, col mondo del sindacato, insomma con la società lombarda che nel suo insieme deve sapere essere capace di individuare, conoscere e respingere il fenomeno. Recentemente lei ha definito il cyberbullismo un problema sempre più allarmante. A suo avviso, com'è possibile invertire questa tendenza e promuovere comportamenti virtuosi sul web? Ma è chiaro che quando si parla di cyberbullismo si rischia di usare un termine che poi nella percezione esatta in pochi riescono a cogliere. È un fenomeno che riguarda anche mezzi completamente diversi, fuori a volte dall'esperienza, anche pensiamo dei genitori, ma anche degli insegnanti, degli educatori nel loro insieme. Colpiscono ragazzi che invece sono tecnicamente molto bravi ad usare certi strumenti, ma chiaramente non preparati psicologicamente agli stessi. E il fenomeno del bullismo attraverso appunto questi mezzi è devastante, perché impatta sulla vita di molti adolescenti in maniera devastante, senza che nell'ambito loro familiare ci possa essere anche solo la percezione di quanto sta avvenendo. Come reagire anche da questo punto di vista? Investendo molto, secondo me, sulla formazione. Sarebbe bello pensare, per esempio, di dare un'informazione di base anche agli educatori, genitori, insegnanti, tutti quelli che hanno a che fare con i giovani, per far conoscere che cos'è il cyberbullismo, che cos'è quindi il mondo che produce il cyberbullismo, e ai ragazzi dare quel sostegno psicologico, e la scuola da questo punto di vista dovrebbe essere anche una promotrice di questi momenti, in cui si spiega l'uso errato di questi strumenti, come può essere impattante. Perché al di là di ogni questione, la differenza secondo me tra il bullismo classico, da condannare nello stesso modo per carità, però molto percepibile, molto comprensibile, nel cyberbullismo a volte anche chi lo pratica rischia di non avere piena coscienza di cosa sta combinando, di cosa produce come effetto sulla persona oggetto della loro azione. Investire molto su questo io credo che sia fondamentale. Poi certo forse è il caso di introdurre anche norme più restringenti di controllo e anche di punizione rispetto a certi atteggiamenti. Il PNRR è un'occasione fondamentale per il nostro paese per rilanciarsi dopo l'emergenza Covid. Secondo lei in Lombardia come dovrebbero essere spesi questi soldi? Come giustamente lei ricordava, è un'occasione straordinaria, perché noi ci troveremo a poter utilizzare risorse davvero incredibilmente consistenti, come mai è avvenuto nella storia recente del nostro paese. Quindi fare un utilizzo il più possibile efficace è assolutamente indispensabile, ben sapendo che queste risorse ci permettono di poter introdurre dei cambiamenti strutturali, ma dovranno poi in futuro essere accompagnate dal sostegno economico diretto del nostro paese. Detto in altri termini, dobbiamo fare cose che alimentino anche attività capaci poi di sostenerle in futuro, altrimenti rischieremo di sprecare risorse. Sulla sanità molto si è detto, e tutte diciamo, le lacune, soprattutto di organizzazione territoriale, possono trovare un grande aiuto nelle risorse europee. Pensiamo all'indicazione delle famose case delle comunità, ospedali di comunità, che altro non sono che centri più vicini ai cittadini. Ma chiaro che in territori come il nostro non è solo di questo che dobbiamo occuparci. Pensiamo al tema della mobilità, laddove pensare di muoverci in maniera diversa in un territorio complesso come il nostro, laddove affrontare il come diminuire il numero di autovetture che si muovono per favorire un trasporto diverso, deve vedere nei fondi europei un forte utilizzo. Pensiamo al tema dell'impatto ambientale, laddove oltre alle bonifiche di molti siti contaminati, bisogna anche introdurre metodi di stare assieme che producano meno rifiuti e meno inquinamento, perché è uno slogan di cui molto si parla, a volte si introducono anche alcune azioni d'effetto, ma interventi strutturali ancora mancano. Vi è poi il tema più generale di investire in forme di formazione e capacità di guardare al futuro, stando nel futuro. Perché è chiaro che siamo chiamati sempre di più ad affrontare sfide diverse,
situazioni del tutto inaspettate. Da questo punto di vista, la formazione a tutti i livelli, che non riguarda solo i giovani, ma sempre di più riguarda la vita delle persone nella loro dinamica anche lavorativa, deve essere fonte di investimento. Credo che siano delle idee sulle quali si devono costruire rapporti, si devono fare delle campagne di ascolto, si devono soprattutto coinvolgere tutti i territori lombardi. La ringrazio per le risposte e ci vediamo alla prossima puntata.